Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. Certe persone non ci credono, ma invece è così. Ehi, scemo! Sei deficiente o solo stupido? Sentite, io sono Forrest Gump. Mettiti a correre, Forrest. Corri, corri! Corri, Forrest, presto! Prendiamo le bici. Avanti, seguiamolo. Venite! Eccoci, scemo, stiamo arrivando! Una delle scene senza ombra di dubbio più belle del film Forrest Gump. Quella bambina grida a Forrest: corri, corri. In Italia quella bambina magari avrebbe gridato cur, cur, uaiò. Perché? Perché dobbiamo presentare il, possiamo definirlo così, il 2.0, il tratto evolutivo 20 anni dopo di una delle canzoni che hanno fatto la storia di un certo tipo di musica in Italia. Diamo il benvenuto a Luca Ozulù Persico dei 99 POS. Benvenuto Luca! Ciao, grazie a tutti! Allora Luca, noi abbiamo preso questo pezzettino, questo sketch di un Forrest Gump che si libera dal suo male correndo. Tante volte si ci può liberare da un male cantando. Le vostre sono canzoni di protesta, le vostre sono canzoni di realtà sociale. Rispetto a 20 anni fa, in questo diavolo di paese, cosa è cambiato Luca? Quasi niente, dal punto di vista dei fondamentali, diciamo. Nel senso che 20 anni fa noi cercavamo delle forme di autorappresentazione che nessuno ci rappresentava, e oggi, dopo 20 anni, continuiamo a non trovare a forma di rappresentazione migliore dell'autorappresentazione per poter parlare di chi siamo, del mondo che vorremmo costruire, dei problemi che questo modello di sviluppo crea a noi e alla nostra gente. Questo non è cambiato, e quindi il disco resta attualissimo, perché poi di base parlava di questo, parlava di precariato in un periodo storico in cui la politica ancora non si era accorta di questo soggetto che stava per entrare prepotentemente nella scena internazionale. E quindi ecco, forse più che dire che oggi sono ancora attuali quelle parole, forse avremmo dovuto dire all'epoca che erano avanguardistiche quelle di 20 anni fa. In ogni caso, noi corriamo, come giustamente dicevi tu prima, sì, per dare voce a chi non ha voce, che poi siamo anche noi stessi, cioè non siamo dei benefattori. Diciamo che ci abbassano il volume, diciamo Luca che noi l'avremmo anche la voce, ma ci abbassano il volume. Esatto. A proposito, diciamo che, però, oltre a questo fatto della voce, noi abbiamo proprio un'esigenza di sopravvivenza legata al canto, alla composizione, che abbiamo in qualche maniera definito in uno dei 4 inediti contenuti in questo disco, che è 1, 2, 3 e 4. In questa canzone ci siamo definiti dei depuratori, che assumono veleni e sopravvivono solo buttandoli fuori e trasformandoli in canzoni. Ed è un modo come un altro appunto per liberarsi. Abbiamo trovato un'immagine tua, Luca, con una maglietta nella quale c'è scritto San Precario. Noi abbiamo inaugurato una nuova rubrica di Tempi Supplementari che si chiama, eccola qua, Vite Rinviate, Storie di Precariato. Una vita rinviata oggi vale la pena di essere vissuta, a mio avviso, soltanto non nella speranza, ma nella forza e nella volontà di uscire da questa condizione che ci ha reso schiavi del lavoro. Sì, a me mi ha colpito molto una frase che ho sentito provenire dalla bocca di un presidente sudamericano, che diceva più o meno che le cose che compriamo non le paghiamo con il denaro, ma le compriamo con il tempo che abbiamo speso per guadagnare quel denaro.
ed è per questo che ne dovremmo comprare quante meno è possibile, per avere quanto più tempo è possibile per poterne poi fruire, altrimenti diventa una pazzia. E in effetti è quello che stiamo vivendo oggi a livello internazionale, il nostro livello di sviluppo. Mi sembra che definirlo una pazzia sia un modo abbastanza, come dire, anche educato, ma comunque attinente alla realtà di quello che è, di quello che sta facendo, sia alla vita degli abitanti di questo pianeta, sia poi al pianeta stesso. Ricordiamo inoltre che questo è anche uno dei cavalli di battaglia, una delle riflessioni, non so se lo ha ripreso da qualcun altro, ma so che Mujica, che è il presidente dell'Uruguay, è un presidente moderno, un presidente che ritiene che il consumismo sia una delle più grandi macchie sociali del nostro paese. Una delle macchie sociali italiane, senza ombra di dubbio, ciò che è accaduto a Genova. Tu hai scritto una canzone, consentimelo di dire, meravigliosa, a tratti commovente, ma è più sarò saggio. Tante volte non bisogna essere saggi, bisogna recuperare non quella goliardia, ma quel coraggio di dire basta, quel coraggio di non accettare una violenza e, perché no, di poterla cantare, perché non deve più accadere. Sì, era quello il senso della canzone, ma purtroppo ci rendiamo conto che le canzoni non bastano. Siamo alla ricerca di un modo. Ma finché non ci sarà la volontà reale di mettere al centro degli interessi della politica le aspettative e i bisogni della popolazione, finché le politiche saranno quelle di tutelare gli interessi e i bisogni delle aziende e delle multinazionali piuttosto che delle aziende, che magari fossero solo le aziende, ma quando le aziende sono le multinazionali il discorso si complica un po', cioè, fino a che sarà questo l'andazzo? La polizia, i carabinieri, le forze, diciamo così, che noi definiamo da anni del disordine, non potranno che continuare ad agire in un determinato modo nei confronti di chi si pone nell'ottica di sbattere il modello di sviluppo. E non è una lotta tra persone che si odiano, sì, poi alla fine magari si sviluppano anche degli odi e dei rancori personali tra persona e persona, ma il problema è un problema di ruoli. Noi siamo qui per cambiare tutto e loro sono qui per difendere tutto. Il problema è che se vogliono difendere questo tutto, in virtù del fatto che sarebbe, che l'alternativa sarebbe la barbarie, poi non si possono comportare peggio dei peggiori barbari quando tentano di difendere la democrazia. E ricordiamo, Luca, una delle frasi più belle di Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo: bisogna che tutto cambi affinché tutto rimanga com'è. Noi siamo ancora in questo regno stagnante dove veramente non cambia nulla. A noi piace anche a volte entrare nella storia di un gruppo musicale. In molti ci hanno domandato e ci domandano continuamente del perché si chiamano i 99 POS. Vediamo se ho studiato. Perché Officina 99, non Autofficina, ma Officina 99 è il nome del centro sociale occupato a Napoli. Ho sbagliato? Da cui proveniamo, esatto. Esatto. Il centro sociale è dunque, tra virgolette, il ventre nel quale i 99 POS nascono. Vent'anni fa la situazione era quella di adesso. I 99 post però sono maturati, c'è forse qualche capello in più sulla barba per il nostro Luca, ma certamente lo spirito è rimasto uguale. Che cosa ti colpisce di più nel sapere che oggi molti ragazzi tornano ad ascoltare quelle note musicali e quelle parole da voi prodotte e ritornano in auge quei pensieri, non dico di ribellione, ma di giustizia sociale? Mi sento, come dire, orgoglioso di aver fatto questi 20 anni di percorso e proprio in virtù di questo orgoglio, e proprio in virtù del fatto che ci stiamo accorgendo ormai da un paio d'anni della crescita reale dei giovani e dei giovanissimi tra le file dei nostri sostenitori, soprattutto proprio le prime 5-6 fino alla 10ª fila dei concerti ormai sono tutti intorno ai 20 anni, ci sono anche un po' di minorenni che cominciano a venire ai concerti, e questo ci fa, come dire, comprendere prima di tutto che Curru Curru Aglio, di cui tutte queste file conoscono tutti i testi a memoria e lo cantano, resta un, come dire, per moltissimi un punto di riferimento nel momento in cui decidono di passare da una vita di superficialità ad una vita di impegnata, maggiore impegno e maggiore relazione con le cose che ci accadono intorno. Luca, scusami. È in quest'ottica che abbiamo pensato di risuonarglielo questo disco a questi ragazzi, perché
perché il disco effettivamente suonava un po' vecchiotto. Anche se, a me piaceva uguale, eh? A me piaceva uguale. Sicuramente, però è una caratteristica di tutti i cantanti, dopo già qualche mese dall'aver fatto uscire un disco, il desiderio di risuonarlo da capo, di rifarlo in un'altra maniera, di adattarlo meglio a come poi lo cantano dal vivo e lo interpretano e lo suonano dal vivo. Quindi figuriamoci per un disco che infatti in realtà è il tuo primo disco, che ha 20 anni di vita e che comunque in questi 20 anni non hai mai smesso di suonare ai concerti, perché noi in questi 20 anni, io ho fatto questo qua, Curru Curru Aglio 2.0, il mio 13° LP, che esce. Non sono pochi. Eppure avrò fatto 2000 concerti, eppure in ognuno di questi 2000 concerti ho dovuto cantare almeno 6 brani del mio primo disco, Curru Curru Aglio. Ci sarà una ragione. Se non lo faccio rischio le mazzate. per cui l'abbiamo voluto, ci siamo resi conto, ecco, insomma, che quando l'abbiamo composto, l'originale, in realtà noi ci rivolgevamo ad una platea abbastanza ristretta, che era quella dei militanti dei centri sociali. Ci siamo accorti però quasi subito di avere sfondato le barriere delle nostre aspettative stesse e di essere arrivati ben oltre i confini dei centri sociali. Siamo arrivati in alcune zone talmente periferiche che non sapevano neanche di esistere le zone, prima di aver ascoltato qualcuno che in qualche maniera, attraverso il quale in qualche maniera si sentissero rappresentati. Luca, aspetta un secondo, Luca, siamo purtroppo tempi supplementari, sono i tempi tiranni, una volta ci hanno dato un mondiale, quasi un mondiale perché siamo giunti ai rigori, un'altra volta ci hanno tolto un europeo, quindi dobbiamo essere rapidi. Io so che tu hai pubblicato per Feltrinelli cartoline zapatiste, che era il racconto della tua partecipazione ad una spedizione, la spedizione del subcomandante Marcos. Cosa ti ha lasciato quell'impegno? Mi ha lasciato la convinzione che ancora più radicata e profonda che un altro mondo è possibile. Se lo possono immaginare, sognare e provare a costruire gli ultimi veramente del nostro pianeta, che sono probabilmente gli indigeni della selva Lacandona, insieme magari anche a tanti altri, allora per noi diventa un imperativo farlo, perché ci danno un'energia da dei posti dove, tra l'altro, proprio l'energia, quella elettrica, sono un problema, nonostante siano uno dei posti dove si produce la maggior parte di energia elettrica per tutto il continente sudamericano. Loro solo vivono senza luce, senza strutture, senza un ossimoro. Ospedali. Un ossimoro. Noi abbiamo imparato molto da questi signori. Luca, quindi tu ci stai dicendo, un po' come faceva Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo. E noi di questo ti ringraziamo, perché rimane tante volte la musica l'ultimo confine della speranza. Grazie veramente a Luca Zulu Persico dei 99. Poi ricordiamo Curru Curru Aglio 2.0. Grazie Luca! Ciao a tutti! Ciao, ringraziamo Luca e adesso ci rituffiamo in un'atmosfera sociale.